William e Harry, la notizia sulla Medium vi fa il giro del web in poche ore. Avrebbe continuato ad avere contatti con Diana, l'amica e medium della principessa del Galles. La notizia crea scalpore in palazzo. Infatti, secondo quanto riporta il Mirror, la principessa scomparsa in seguito all'incidente stradale il 31 agosto 1997, dialogherebbe con Simone Simmons con l'unico obiettivo di tutelare i suoi figli William ed Harry. Così ha di recente affermato la medium Simmons, mi ha chiesto di scrivere a William pregandolo di aiutare il fratello Harry, succube di Meghan Markle. Sarebbe entrata in contatto con Diana dall'aldilà grazie alle sue note capacità di medium. Simone Simmons è già nota in palazzo perché storica amica della principessa, la stessa che ancora in vita sarebbe stata in grado di predirle il grave pericolo di vita. Da quell'indimenticabile 31 agosto del 1997 ad oggi le due sarebbero rimaste in contatto e Simmons torna a parlare per conto della principessa. I rapporti tra le due erano molto stretti al punto che la stessa avrebbe accolto il consiglio della medium, seppellendo nel giardino del palazzo reale alcune pietre in grado di allontanare ogni tipo di negatività. E adesso che Meghan Markle si trova al centro del mirino che vedrebbe, in seguito all'allontanamento dal Regno Unito, il sorgere di una forma di isolamento atta a gravare anche sulle spalle del marito, nasce spontaneo chiedersi cosa penserebbe di tutto questo? I rapporti tra i due fratelli sono stati decisamente minati dalle contingenze di palazzo e si sa che l'amore può rendere miope la vista. Continua a leggere dopo le foto. Dopo il successo della pubblicazione del libro dedicato alla principessa ovvero Diana, The Last Words, la medium Simmons prova, attraverso il volere della Lady, di fare tornare il sereno. E così ha raccontato di aver scritto una lettera a William. Diana mi ha fatto promettere di tenere d'occhio sia te che Harry per assicurarmi che stiate entrambi bene, e di avvertirvi dei segnali di pericolo. Meghan isolerà Harry e alla fine ciò potrebbe indurlo a tentare azioni radicali, forse letali, autodistruttive. Come reagirà William?